Volta che ci siamo visti vi avevo cominciato a parlare di quelli che sono i sette strumenti che vengono utilizzati per il miglioramento della qualità. Allora, vi ho detto che questi strumenti, anche se ovviamente diversi tra di loro, ma dovrebbero essere utilizzati secondo una logica, secondo una consecutio, partendo logicamente dal primo e ovviamente arrivare poi a quelli successivi, per fare che cosa? Per intraprendere delle azioni di miglioramento. Ovviamente possono essere utilizzati anche singolarmente quando si conosce il problema e si vuole logicamente migliorare soltanto alcuni aspetti di un problema molto più complesso, ma comunque cercherò di essere un poco più chiaro poi con degli esempi e analizzando quindi con voi i singoli strumenti. Allora, il primo strumento sul quale appunto mi volevo soffermare e intrattenere è appunto il foglio di raccolta dati. Ovviamente, diciamo come logica, la prima cosa che io devo fare per intraprendere un'azione di miglioramento è avere i dati. Ed è importante, logicamente, che questi dati vengano raccolti in un certo modo. Che cosa significa? Lo vedremo. A seconda del tipo di problema che dobbiamo affrontare, e quindi a seconda del tipo di problema rispetto al quale vogliamo intraprendere delle azioni di miglioramento, ovviamente può risultare più comodo raccogliere i dati in un modo piuttosto che in un altro. Perché? Perché semplicemente raccogliendoli in maniera diversa risultano essere poi più facili, più veloci le azioni di miglioramento. Ma vediamo e affrontiamo nel dettaglio questa problematica. Allora, innanzitutto cominciamo col definire una cosa, quindi cominciamo con un concetto, in particolare il concetto di caratteristica. Allora, partiamo dal presupposto innanzitutto che soltanto quello che si conosce si riesce a misurare. Quindi io, se conosco un fenomeno, sono in grado di misurarlo. E questo è importante, perché ovviamente conoscere un fenomeno significa sapere lo strumento di misura che dovrò adottare, l'unità di misura che dovrò adottare, significa comunque, prendendo la misura e le misure di quel fenomeno, essere e porsi nelle condizioni di poter intervenire successivamente sul fenomeno stesso per migliorarlo. L'altro principio, l'altro aspetto importante da considerare è questo: la caratteristica. La caratteristica, il concetto di caratteristica è legato ovviamente alla connotazione che un prodotto può avere. In particolare, un prodotto e la connotazione del prodotto stesso può essere valutato, quindi un prodotto e la caratteristica del prodotto stesso può essere valutata in due modi: può essere valutata qualitativamente e quantitativamente. Allora, caratteristica è logicamente la connotazione di un prodotto, abbiamo detto. Vedremo che la caratteristica poi viene generata da un processo genera caratteristiche. Bene, precisato questo concetto, l'altro aspetto da considerare è questo. Dunque, la connotazione di un prodotto può essere valutata qualitativamente e quantitativamente. Qualitativamente si parla di valutazione, quantitativamente si parla di misurazione. Quindi la caratteristica qualitativa può essere valutata, la caratteristica quantitativa può essere misurata, perché io posso esprimere il quanto di quella caratteristica. Per esempio,
il diametro ottenuto da un processo di lavorazione è quindi una caratteristica generata da un processo, perché il processo di lavorazione di un albero ovviamente genera che cosa? Genera la caratteristica, il diametro dell'albero stesso. Com'è questa caratteristica, che è una connotazione del prodotto che sto realizzando? È una caratteristica quantitativa, perché può essere misurata, è il diametro dell'albero. Ma per esempio la lucentezza di una superficie che viene verniciata, e ovviamente anche questo, anche questa è il risultato di un processo ovviamente di trattamento di questa superficie. Come viene questa caratteristica, come può essere? Ovviamente può essere valutata, cioè la lucentezza viene soltanto valutata qualitativamente, non la posso misurare, no? E quindi è un altro esempio, logicamente, di caratteristica che, come vi dicevo, può essere di tipo qualitativo o quantitativo. Quantitativo se viene misurato, qualitativa se invece viene valutata. Parliamo sempre di caratteristiche. E ovviamente a questo concetto di caratteristica ovviamente ci riconduciamo per dire che ogni processo produttivo genera caratteristiche. Caratteristiche qualitative o caratteristiche quantitative, comunque tutte riconducibili ovviamente al prodotto o ai prodotti che stiamo realizzando. Quindi, in sintesi, conoscere un processo produttivo, visto che conoscere un fenomeno significa saperlo misurare, poiché noi ovviamente da ingegneri ci concentriamo adesso, qual è il nostro interesse? È il processo produttivo. Conoscere un processo produttivo significa essere nelle condizioni di poterlo misurare. Misurare che cosa? Misurare le caratteristiche generate dal processo. Chi sono le caratteristiche generate dal processo? Sono caratteristiche qualitative e quantitative, e quindi significa che conoscere un processo significa valutare o misurare le caratteristiche che sono generate dal processo stesso, cioè valutare qualitativamente, quantitativamente, le caratteristiche generate dal processo. D'accordo? Quindi è chiaro che da un processo io posso avere, come dicevo, un prodotto, di questo prodotto ovviamente io vado a misurare lo spessore, il diametro di un albero, e la caratteristica è di tipo quantitativo. Nello stampaggio, per esempio, di una materia plastica, mi interessa andare a vedere, a parte le dimensioni, ma posso essere interessato alla superficie, che deve essere sufficientemente lucida e priva di graffi, e il controllo come lo faccio è soltanto qualitativo. Questi pezzi ovviamente ottenuti per stampaggio vengono valutati qualitativamente, messi contro luce, e si vede logicamente se ci sono delle imperfezioni, se ci sono dei graffi in seguito, logicamente più i grafici generalmente in questi prodotti ottenuti per stampaggio non vengono generati nella fase di stampaggio, ma poi nella fase di manipolazione del prodotto stesso. Bene, ma comunque. Allora, le caratteristiche sapete meglio di me che ovviamente per poterle misurare il problema logicamente è della misurazione delle caratteristiche più che della valutazione qualitativa. La misurazione di tipo quantitativo avviene attraverso degli opportuni strumenti di misura, e quindi è chiaro che io devo conoscere e sapere per quella caratteristica qual è lo strumento e l'unità di misura di quella caratteristica stessa. Parlando di strumenti di misura, vi richiamo soltanto alcuni concetti che dovreste ovviamente già avere. Si parla di sensibilità, di precisione,
di portata e di prontezza dello strumento. Che cosa significa? Allora, la sensibilità è la quindi uno strumento più o meno sensibile è lo strumento che è in grado di misurare e di registrare la minima variazione di grandezza che ovviamente lo strumento è in grado di rilevare. Quindi uno strumento più sensibile è lo strumento che riesce a rilevare anche le piccole variazioni della grandezza e della caratteristica generata dal processo. Poi si parla di precisione e ovviamente fa riferimento a che cosa? Al minimo intervallo che lo strumento è in grado di leggere, mentre il concetto di portata e di prontezza, la portata fa riferimento al valore massimo che lo strumento è in grado di misurare e di leggere, la prontezza è quanto tempo ci mette invece lo strumento a dare quindi e a rilevare il valore assunto da quella determinata grandezza, quindi dare una risposta attendibile al variare della grandezza misurata. Quindi è il tempo, l'inerzia, diciamo in qualche modo, dello strumento, quanto ci mette a darmi il valore preciso di quella grandezza al variare logicamente della grandezza stessa. La scelta dello strumento di misura avviene solitamente sulla base di queste quattro caratteristiche, che sono per l'appunto, come vi dicevo, le caratteristiche dello strumento, di uno strumento di misura. Quindi sensibilità, precisione, portata e prontezza. L'altro concetto che dobbiamo introdurre prima logicamente di parlare del foglio di raccolta dati è il concetto di variabilità. Di fatto è vero che i processi produttivi generano caratteristiche, ma è anche vero che le caratteristiche generate dal processo e relative ovviamente a una determinata grandezza, diametro dell'albero, è anche vero che quella caratteristica relativa ovviamente, quindi il valore, la misura quantitativa, non assume mai lo stesso valore. In sostanza significa che il diametro di quell'albero, per quanta attenzione io possa porre nel processo di produzione di quell'albero e di quel diametro, bene, io non riuscirò mai ad ottenere lo stesso valore. Perché? Perché, come vedremo, ci sono una serie di fattori di variabilità che influenzano il processo e che determinano una variazione continua di quella caratteristica. Chiaro che su 100 valori che andrò a rilevare non saranno tutti e 100 uguali, ci saranno per forza dei valori uguali, ma comunque la considerazione appunto da fare è questa. Il primo concetto considerare è questo, che non esistono due oggetti perfettamente precisi, per quanto sia alta la cura, l'attenzione che noi ovviamente riponiamo nella realizzazione ovviamente di questi oggetti. Avevo così riportato una serie di esempi, i più disparati, ma contenuto per esempio di 100 damigiane di olio da 33 litri, ovviamente ci sarà una piccola differenza, anche se minima, se andiamo a vedere il contenuto preciso di quelle damigiane d'olio da 33 litri. L'altezza di 100 bambini dell'età di 10 anni, che ovviamente avranno altezze diverse. Analogamente, il peso di caramelle in una bustola da 250 grammi di caramelle, che non saranno mai 250 grammi precisi, ce ne saranno alcune buste che avranno un peso maggiore, altre peso minore. C'è quindi questo concetto di variabilità e di variabilità delle caratteristiche generate da un processo. Questo
questa immagine, questa slide appunto mostra tra i giovani in servizio di leva ovviamente l'altezza come può essere distribuita. Ci saranno logicamente i più bassi, ci saranno i più alti, come vedete ce ne saranno poi, questi sono stati messi in fila, quelli della stessa altezza. Come dicevo, è chiaro che su un campione di 100 non avrò mai tutte 100 altezze uguali, ce ne saranno e ci saranno alcuni giovani con la stessa altezza, ma è chiaro che non posso pensare minimamente di avere 100 altezze uguali, così come nella produzione di 100 pezzi non posso pensare di avere 100 pezzi perfettamente identici. Questo, appurato il concetto di variabilità, che è un altro dei concetti ovviamente di base nella trattazione che stiamo andando a fare logicamente, e che di fatto in un processo, quindi per quanta attenzione io possa riporre nel realizzare questi prodotti, bene, ci saranno sempre dei fattori di variabilità che comunque io non posso eliminare, dei fattori di variabilità che comunque io non posso ridurre a zero, e che soltanto se si mantenessero costanti, allora la caratteristica generata assumerebbe sempre lo stesso valore. Questi fattori di variabilità sono solitamente contraddistinti e vengono indicati con le famose 4M. Sta le 4M per manodopera, macchinari, metodi e materiali. E perché? Perché è ovvio, la manodopera, quindi gli uomini, non hanno mai lo stesso rendimento. Se prendo due operatori, per quanto bravi possano essere, sono comunque caratterizzati da un rendimento, da abitudini diverse. Queste differenze le posso ovviamente rapportare all'età, all'età che può essere diversa, al sesso che può essere diverso, all'altezza che può essere diversa, all'abilità proprio dell'uomo, dell'operatore, al fatto logicamente che ognuno nell'arco della giornata ha un rendimento, come sapete, diverso, e ovviamente rendimenti diversi da uomo a uomo. Le macchine, che sono ovviamente e sono caratterizzate da rendimenti diversi e soprattutto da caratteristiche diverse. Pensate, due macchine, ovviamente nella macchina soltanto se vado a pensare al lubrificante, quel lubrificante della macchina, a seconda logicamente dell'uso che ho fatto della macchina, in una un uso più massiccio e l'altra un pochettino più diradato, la viscosità del lubrificante per esempio è diversa, l'usura dell'utensile la cui vita è legata a un certo numero di cicli potrà essere diversa. Analogamente i materiali, ci possono essere comportamenti e strutture diverse nei materiali che vengono utilizzati, perché provengono da fornitori diversi, ma uno stesso materiale, sapete meglio di me, che ovviamente non ha un comportamento identico, omogeneo. I materiali ovviamente possono presentare difetti di struttura, difetti che fanno sì logicamente che quel materiale, pure se ovviamente appartenente per esempio allo stesso fornitore, ha un comportamento diverso. I metodi ovviamente che sono diversi, bene, questi fattori, ripeto, che vengono poi considerati e vengono chiamati da Schuart cause comuni, cause comuni di variabilità, sono, per capirci, da riportare alle 4M che appunto troviamo solitamente in letteratura. Le 4M quindi sono
causa di questa variabilità, siccome ovviamente il presupposto è che non è possibile mantenere costanti queste cause di variabilità, siccome ovviamente il comportamento dell'uomo è diverso, genera variabilità, idem le macchine, idem i materiali, idem i metodi, le caratteristiche generate dal processo sono soggette a questa variabilità, che rappresenta quella che solitamente viene definita variabilità dovuta a cause comuni. E questo che cosa determina? Fa sì che i dati non siano distribuiti secondo uno stesso valore, ma i valori assunti dai dati sono distribuiti secondo una distribuzione, una curva, che è quella che noi conosciamo come distribuzione gaussiana. Quindi questo è logicamente la distribuzione gaussiana di una determinata caratteristica che varia ovviamente per effetto dei fattori di variabilità, per effetto delle cause comuni, per effetto delle 4M che sono sempre presenti in un processo. Quindi significa, per capirci, che se vado ad esempio a considerare quel famoso diametro dell'albero, il diametro dell'albero sarà caratterizzato da un valore medio o un valore più probabile che questo valore, e poi ovviamente valori maggiori e valori minori, crescenti, decrescenti rispetto ad esso, caratterizzati logicamente in questo caso, nel caso della distribuzione, dalle probabilità di accadimento minori rispetto logicamente al valore centrale. Comunque la considerazione che dobbiamo fare è questa, quindi che queste caratteristiche soggette a variabilità e quindi i dati generati, le caratteristiche generate dal processo seguono una certa distribuzione. Qual è la distribuzione che seguono? La distribuzione è la distribuzione gaussiana, e quindi i dati si distribuiranno secondo una curva continua di questo tipo. Come appunto già vi avevo detto, si distingue, si fa una distinzione tra quelle che sono le cause della variabilità, lo vedremo poi parlando delle carte di controllo, si parla solitamente di cause comuni e poi di quelle che sono invece le cause speciali, ma ne parleremo poi dopo. Cioè, in effetti, parlando di carte di controllo, Schuart, mi sono dimenticato di dirvelo, è logicamente l'ideatore delle carte di controllo, un ingegnere americano che lavorava in una compagnia, in una società americana che era la Bell Telephone, e inventò, ideò queste carte di controllo. Tenete presente che Schuart identificò quelle che potevano essere cause di variabilità, che erano per l'appunto le cause comuni e le cause speciali. Le cause comuni sono quelle che io ho sempre in un processo e che non posso eliminare, e che sono responsabili della variabilità, ovviamente, del fatto che il processo vari e la grandezza non assuma mai lo stesso valore. Le cause speciali sono cause anch'esse di variabilità, ma sono delle cause che io posso eliminare, e sono le cause responsabili del fuori controllo di un processo, ma ne parleremo poi nel seguito. Ritornando a quello che stavo dicendo, quindi alle cause comuni di variabilità, quelle cioè riconducibili alle 4M, bene, appunto come vi ho detto prima, materiali, pensate appunto alla struttura cristallina, il fatto che la struttura cristallina che varia logicamente all'interno di uno stesso materiale, lo spessore del materiale,
che ovviamente, pensate, una lamiera per quanti sforzi possa fare, ma se vado a misurare lo spessore di una lamiera, ovviamente non è mai lo stesso in tutti i punti della lamiera. Avevo scritto condizioni della macchina, no? Quindi macchinari, e avevo ad esempio scritto la macchina perde la sua affilatura, no? Ed è chiaro che non è che due macchine che vengono ovviamente sulle quali viene montato uno stesso utensile, dopo un certo numero di cicli l'utensile presenta lo stesso grado di usura. È chiaro che la perdita dell'affilatura dell'utensile è diverso, ovviamente, perché c'è un materiale di cui è costituito l'utensile che avrà un comportamento diverso. Così la viscosità dell'olio lubrificante di una macchina, quello che vi dicevo, ad esempio in un forno, no? La variazione della temperatura all'interno del forno. E quindi è chiaro che quando vado a fare a sottoporre dei materiali a dei trattamenti termici all'interno di un forno, è chiaro che all'interno del forno la temperatura non è la stessa, e quindi lo stesso trattamento, a secondo di dove metto il materiale, il mio componente sottoposto a questo trattamento ovviamente potrà avere poi al termine del processo un comportamento diverso. Manodopera e metodo di lavoro legato ovviamente sia al metodo che viene utilizzato, sia logicamente alle differenze che possono esserci tra gli operatori. Avevo scritto condizioni fisiche, abilità dell'operatore, altezza dell'operatore, uomini desti, uomini mancini, uomini e donne, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte queste cause di variabilità, come vi dicevo, di un processo. L'altro concetto importante, prima di poi scendere nel dettaglio e vedere un attimo, analizzare le tipologie di fogli di raccolta dati, l'altro concetto è quello relativo ai dati di cui abbiamo bisogno e i dati ovviamente da dove escono fuori, no? Per intraprendere delle azioni di miglioramento ho bisogno di dati, ho bisogno di raccogliere questi dati in maniera corretta, ma i dati dove li tiro fuori? Allora, è chiaro che ho bisogno di informazioni, i dati in effetti è chiaro che sono legati come concetto al concetto di informazione che io devo avere, e ovviamente quindi il dato rappresenta un'informazione in genere numerica, ovviamente relativa ad un determinato processo, ad un determinato fenomeno che sto analizzando. Le informazioni quindi si devono basare sui dati, e ovviamente queste informazioni io da dove le ricavo, da dove le desumo? Ovviamente dalle domande che mi pongo e che mi devo porre relativamente ad un determinato problema che si è manifestato. Ovviamente devo potermi porre la domanda giusta rispetto a quel problema, lo vedremo poi dopo con un esempio che vi avevo portato, per tirar fuori informazioni e quindi i dati relativi al problema che intendo affrontare. Quindi, ad esempio, qual è la causa del problema? Qual è la frequenza con la quale si manifesta il problema? E quindi, rispetto al problema, devo poter capire per quel problema quali sono i dati che devo, ovviamente le informazioni che devo desumere per poter intraprendere poi successivamente le azioni di miglioramento. E quindi fondamentale porsi e porre la domanda giusta per tirar fuori ovviamente informazioni e dati relativi ad un determinato problema. Il flusso, diciamo, potrebbe essere un flusso di questo tipo, no? Per generare informazioni. Allora, ovviamente, relativamente a quello che è un determinato problema,
traggo quindi quelle che sono le informazioni necessarie e pongo quindi una determinata domanda. Quindi devo formulare una domanda che ovviamente è relativa al problema, al fenomeno che in qualche modo sto cercando di analizzare, a cui sto cercando di rispondere. Posta la domanda giusta, raccolgo dei dati, che sono quindi dati e fatti relativi a quella domanda che mi sono posto. Raccolti i dati, questi dati che cosa faccio? Li analizzo e determino quindi una risposta effettiva, reale alla domanda che mi sono posto, e quindi poi il passo successivo è quello di presentare questi dati, quindi l'aspetto di comunicazione, presentare questi dati nel modo migliore, nel modo più chiaro, così da poter comunicare e diffondere e far comprendere soprattutto quello che è la risposta alla domanda ovviamente che stiamo considerando. Bene, la raccolta dei dati relativi a un determinato problema deve ovviamente avvenire in un certo modo. In particolare questi dati relativi ovviamente ad un determinato problema che sto analizzando, uno si chiede: ma quanti ne devo raccogliere? Se sto analizzando un determinato problema, mi devo limitarmi a raccogliere un solo dato, 10 dati, 20 dati, quindi quanti sono i dati che devo raccogliere relativamente ad un problema per trovare un innesco al processo di miglioramento? Allora, questo concetto è il concetto che poi riprenderemo anche in seguito quando parleremo del campionamento, ma i dati devono rispondere di fatto a due requisiti, che sono quello della significatività e della rappresentatività. Che cosa significa? Lo capiremo meglio tra poco, ma lo capiremo meglio poi anche nel seguito quando parleremo del campionamento. La significatività significa, guarda che i dati che stai raccogliendo devono avere un'adeguata consistenza numerica, cioè quindi adeguata consistenza significa non devono essere né troppo pochi né esageratamente elevati come numero di dati. Perché? Perché è chiaro, se sono troppo pochi corri il rischio che quel fenomeno e quel problema che stai analizzando non può essere schematizzato attraverso quei dati, e quindi quei dati risultano per l'appunto essere poco significativi. Se invece sono troppi, allora ovviamente lo rappresentano molto bene, ma ovviamente risulta essere in qualche modo sconveniente, questa poco economico, antieconomico, questa analisi dei dati che stiamo andando a fare. L'altro aspetto è la rappresentatività, cioè la rappresentatività legata al fatto che quei dati devono rappresentare in maniera adeguata il problema che stiamo analizzando. Che cosa significa? In sostanza, anticipando il concetto di campionamento, è chiaro che se i dati hanno un'adeguata significatività e rappresentatività, significa che cosa? Che rispetto al fenomeno, al problema che io sto analizzando, piuttosto che analizzare tutti i dati relativi a quel problema, io ne analizzo una parte solamente, e quindi analizzare quel campione, quel sottogruppo, quell'insieme di dati equivale ad analizzare l'intero problema. E questo ovviamente è legato al concetto di significatività dei dati e di rappresentatività, cioè capacità di rappresentare e quindi di interpretare in maniera corretta, attraverso un certo numero limitato di dati,
il fenomeno che invece si vuole analizzare. Questo concetto di analizzare un problema, tirar fuori dei dati attraverso quelle che sono delle domande, no? Porsi delle domande per tirar fuori dei dati, e ovviamente analizzare il problema attraverso l'analisi di questo dato, di questi dati, ovviamente è strettamente collegato, capite bene, ed è il concetto che affronteremo nel seguito, è strettamente collegato al concetto di campionamento, e di fatto si parla di campione di dati, no? Le caratteristiche del campionamento. Vi anticipo qualche cosa. Con riferimento in particolare al campione dei dati, al campionamento, si afferma solitamente che un campionamento, cioè passare da un universo, da un numero molto elevato di dati, a un sottogruppo, un sottoinsieme di dati sul quale logicamente io mi concentro per cercare di affrontare e risolvere il problema, bene, questo campionamento, cioè il numero di dati che io devo andare a considerare e le tipologie di dati che devo andare a considerare, bene, questo processo deve rispondere a dei determinati requisiti, cioè in particolare il campionamento deve essere corretto, deve essere affidabile, quindi esente da errori di impostazione o di esecuzione, cioè è chiaro che se io sbaglio a misurare, a prendere i dati, è ovvio che il campione non è verosimile, e quindi poi la successiva analisi che andrò ad effettuare mi porterà a dei risultati errati. Deve essere veloce, perché ovviamente questo è il mio obiettivo, io sto cercando di semplificarmi la vita, proprio perché io non voglio analizzare il problema considerando tutti i dati a disposizione, ma soltanto una parte di questi dati, e quindi è chiaro che se il campionamento risulta essere lento, ci metto molto tempo a raccogliere questi dati e quindi poi perdo logicamente di convenienza, e deve essere economico, quindi non deve costare, o perlomeno deve avere un costo comunque basso, altrimenti poi si corre il rischio che questo campionamento che si va ad effettuare potrebbe avere dei costi eccessivi e quindi conseguentemente poco conveniente come tecnica che si va ad utilizzare, quindi non deve richiedere risorse eccessive, costi contenuti. La rappresentatività del campione, di cui appunto vi stavo parlando prima, giusto per farvi e per spiegare meglio questo concetto, può essere spiegato, immaginavo logicamente di spiegarlo in maniera molto semplice in questo modo. Dicevo, il campione deve essere rappresentativo, cioè deve essere in grado di garantire, come dire, l'interpretazione del problema che stiamo andando ad analizzare, attraverso ovviamente un numero di dati che non è pari alla totalità dei dati, ma ad un sottogruppo di dati. La rappresentatività viene anche definita come ovviamente la capacità di un campione di descrivere in modo adeguato la popolazione da cui è estratto. La popolazione ovviamente fa riferimento all'insieme costituito da tutti gli elementi, da tutti i componenti. Allora immaginate una situazione di questo tipo, una popolazione composta da uomini, donne e da bambini. Allora, il campione che devo estrarre deve essere un campione rappresentativo. La rappresentatività è chiaro che è legata alla dimensione del campione, ma è legato anche ovviamente alla dimensione quindi
alla numerosità e alla dimensione logicamente dell'intera popolazione. È chiaro che il campione, quanto più è grande, tanto minore ovviamente è la probabilità di sbagliare e quindi di realizzare, di tirar fuori un campione non rappresentativo, perché si avvicina sempre di più ovviamente a quella che è l'intera popolazione. Se il campione invece è piccolo, sì, è economico perché ci metto poco tempo a realizzarlo, l'analisi di quel campione sarà veloce, ma corro il rischio che non sia rappresentativo perché mi allontano ancora e sempre di più dalla dimensione effettiva della popolazione. Nel nostro caso è chiaro che se io considero dei campioni piccoli, vedete bene, sono campioni di 2, 2 e poi di 3 elementi. E mi chiedo, ma questi campioni sono rappresentativi? Cioè, in sostanza, è chiaro che quando io considero un campione, significa studiare l'intera popolazione o studiare il campione che sono andato a tirar fuori attraverso un processo di campionamento più o meno veloce, accurato, economico, eccetera, eccetera, deve essere la stessa cosa. Ma capite bene che in questo caso certamente il primo campione non è rappresentativo, perché nella popolazione io ho uomini, donne e bambine, e siccome il campione solitamente viene estratto in maniera, ci sono poi metodi di campionamento diversi come vedremo, e questo ovviamente non è rappresentativo perché manca nel campione chi? La signora, la donna. Quest'altro campione non è rappresentativo perché ho acchiappato la signora e il bambino ma non ho preso il signore. L'unico rappresentativo è questo, che effettivamente riporta al suo interno tutte le caratteristiche che invece ritrovavo nella popolazione iniziale. E quindi, come del resto è ovvio, no? Quando parlo di campionamento, è chiaro che quando il campione, la dimensione del campione è piccola, allora il rischio che si corre è grande, e soprattutto relativamente alla rappresentatività, perché un campione piccolo è un campione veloce, un campione economico, ma corre il rischio che non sia rappresentativo. Quindi è chiaro che quando decido di scegliere una determinata dimensione per il mio campione, devo considerare e valutare anche il rischio che si vuole correre. Cioè, in sostanza, se io scelgo un campione piccolo, devo tenere in considerazione il fatto che in corrispondenza di un campione piccolo si corrono dei rischi, perché il campione potrebbe non essere rappresentativo. Quindi è chiaro quello che abbiamo detto, cioè in questo caso addirittura potrei correre il rischio di tirar fuori un campione composto da due uomini, no? E quindi si compiono sempre si corrono sempre dei rischi, mi può andare bene e non mi può andare bene. Anche se io prendo un campione costituito da 3 elementi e io dico vabbè, perché 3 sono uomini, le specie, le tipologie di individui all'interno di quella popolazione, ma nessuno mi dice che io poi, pigliandone 3, riesca a tirar fuori proprio l'uomo, la donna e il bambino. Quindi comunque nel processo di campionamento non si può mai escludere il fatto che il campione estratto risulti essere non rappresentativo. Quindi il concetto di rappresentatività è legato quindi alla capacità che ha il campione di identificare, di rappresentare in maniera corretta il problema che stiamo analizzando. Con riferimento ai dati e alla raccolta dei dati, solitamente si afferma che la raccolta dei dati deve essere svolta in maniera univoca, facile e chiara, e quindi che i dati debbano in qualche modo rispondere a 3 requisiti, che sono quelli di univocità,
che cosa significa? Che ci deve essere una corrispondenza univoca tra il fenomeno, il problema che sto analizzando e i dati che sto tirando fuori. Cioè, in sostanza, i dati devono rispecchiare in maniera corretta gli aspetti fondamentali del fenomeno che si sta analizzando, no? Quindi è chiaro che un determinato problema viene analizzato, viene studiato e vengono intraprese poi azioni di miglioramento per quel fenomeno, studiando i dati che ho tirato fuori e che sono relativi a quel fenomeno, ma è chiaro che ci deve essere una univocità, cioè una corrispondenza tra dati e fenomeno che sto analizzando. Quindi questo evita la possibilità di interpretazioni diverse e consente ovviamente un corretto inquadramento storico e logico dei dati ovviamente che sto raccogliendo. Quindi concetto di univocità tra il fenomeno e i dati che sto rilevando e che saranno poi oggetto di analisi. L'altro concetto è quello della facilità. La facilità che cosa fa riferimento? Al fatto che questi dati che ho raccolto devono poter essere poi, una volta raccolti, devono poter essere elaborati in maniera semplice ed efficace. Quindi la facilità fa riferimento ovviamente ai dati e alla loro successiva elaborazione. Quindi evitando logicamente a chi esegue la raccolta sia costretto dopo a spendere troppo tempo e fatica, così nella raccolta bisogna raccogliere e prendere soltanto quelli che sono i dati che ci servono, quindi quelli legati e strettamente correlati al fenomeno che dobbiamo analizzare, ma non ovviamente i cosiddetti dati falsi, e tutto questo logicamente per rendere l'elaborazione agevole e attendibile. Quindi univocità, facilità e la successiva elaborazione poi dei dati, ed infine chiarezza. La chiarezza ovviamente fa riferimento allo scopo per cui i dati sono stati raccolti, e quindi la raccolta dei dati è stata eseguita. Quindi ci è chiaro perché stiamo raccogliendo quei dati, e questo ovviamente trova risposta già nella domanda che ci siamo posti per raccogliere quei dati. Se la domanda ovviamente è una domanda chiara ed è stata posta in maniera corretta, io so i dati che devo andare a raccogliere e so logicamente dove voglio arrivare. Quindi l'aspetto legato alla chiarezza fa riferimento sia alla chiarezza dello scopo per cui i dati sono stati raccolti, quindi evitando logicamente di raccogliere dati inutili, dati errati, dati inutili che non hanno niente a che fare col fenomeno che stiamo analizzando, dati errati perché questi dati errati sono stati come dire, raccolti in maniera sbagliata, semmai utilizzando strumenti di misura errati, ma che ci porterebbero ovviamente ad una visione e a un'analisi poi distorta del fenomeno. Ma la chiarezza fa anche riferimento ad un altro aspetto. L'altro aspetto è quello legato alla chiarezza, alla trasparenza delle informazioni che in qualche modo io sto raccogliendo, per cui devo poter mettere chiunque logicamente legga quei dati poterli elaborare, ma eventualmente di sapere anche l'origine di quei dati. Per dirla in poche parole, molto spesso riportando dei dati si riportano informazioni anche relativamente, per esempio, alla data, quindi quando sono stati raccolti quei dati, quelle informazioni, chi li ha raccolti quei dati, no? Quindi il concetto di responsabilità, chi è responsabile della raccolta di quei dati, quindi chi ha eseguito
la misura e la raccolta. Qual è il metodo che è stato utilizzato? Quali sono gli strumenti di misura che sono stati utilizzati? Anche questi, in qualche modo, sono aspetti, elementi che rientrano nella chiarezza, nella trasparenza dei dati che vengono per l'appunto raccolti relativamente ad un fenomeno. Un'ultima cosa, vi faccio fare break. Allora, dati relativi per esempio a 100 pezzi ottenuti eseguendo 4 misure al giorno, 9, 11, 14 e 16 per un totale di 25 giorni. E allora, per esempio, che cosa è stato fatto? Quindi con riferimento ai 25 giorni, dunque per il giorno 1 febbraio, quindi i dati, questi erano relativi, se non ricordo male, a un processo di produzione di bagno di stagnatura. Allora, con riferimento a ogni giorno veniva riportato le misure dunque per alle 9, alle 11, alle 14, alle 16. Questo logicamente per tutti i 25 giorni di un mese. I dati sono stati raccolti, ovviamente, ma un'analisi dei dati in questo modo ovviamente non porterebbe a niente. I dati ovviamente per poter essere poi successivamente elaborati e portare quindi a degli effettivi miglioramenti, cioè io non è che li posso dare su di un foglio uno di seguito all'altro, perché devono poi poter mettere chi riceve ovviamente queste informazioni, devono poterlo già mettere nelle condizioni di poter lavorare. E allora per esempio una soluzione poteva essere questa, con riferimento a quelle che erano le ore del giorno, riportare per esempio alle varie ore del giorno quali erano le temperature in questo caso del forno, così da avere ovviamente un andamento della temperatura del forno alle 9, un andamento della temperatura alle 11, una alle 14 e una alle 16. E ovviamente questa potrebbe essere una rappresentazione, un modo di riportare logicamente i dati in maniera corretta. Questo, capite bene, è il motivo per cui, a parte la genesi dei dati, è importante capire, a seconda del problema che stiamo studiando, quale può essere il miglior modo di rappresentare i dati, cioè in sostanza le diverse tipologie di fogli di raccolta dati. Bene, allora mi fermo qui, così potete riposarvi un attimo.